E poi perché non dobbiamo votare Ripoli? Beh, la destra, che Roma è per il nucleare, si compra i reattori dell'amico Sarkozy, 20 milioni di euro l'uno, fa i favori a Putin, Sud Gas Stream al posto del Nabucco, fanno gli affari col gas con Putin. Questo è la destra in Italia. Poi vengono qui e ci vogliono seppellire sotto un cimitero di scorie. E poi perché dovremmo crederli? 20 anni fa l'ex sindaco si era litigato con Gallitelli, 20 anni di litigi, oggi vanno a cena insieme. E Scanzano è rimasto sempre così. Poi si è messo con Ripoli, si sono litigati, mo sono separati, fra 5 anni saranno di nuovo insieme. E chi pensa ai problemi di Scanzano? Li abbiamo guardati per 20 anni litigare, e che hanno fatto? Si sono mangiati i villaggi turistici, si sono mangiati il cemento della 106, questo si sono mangiato. Oggi gli imprenditori possono venire a Scanzano tranquillamente, nessuno li ostacola, possono fare investimenti, guardare con certezza al futuro, perché ci sono le regole, non comanda il sindaco, comandano le regole come in tutti i paesi civili del mondo. E noi non abbiamo paura di affermare questo, comandano le regole. E poi signori, che dire, io sono contento che Ripoli vuole che si faccia la città della pace, tanto lui fa parte di un'associazione che sta dentro la città della pace, gli conviene, vuole fare il piano d'ambito, tanto il suo consigliere si sta comprando tutti i terreni del piano d'ambito, ma siete venuti a fare politica o i vostri interessi personali? Qua gli imprenditori che si vengono a comprare le terre diventano il messia? No signori, dell'altra lista non parlo, la composizione dell'altra lista parla da sola, noi non abbiamo più bisogno di loro, a Scanzano non abbiamo più bisogno della destra, a Scanzano abbiamo bisogno di tutti i cittadini per andare avanti, per far progredire questo paese, questa è la nostra missione, loro lasciamoli litigare, lasciamoli passeggiare, tanto fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni...